si era arrivati a una determinazione a maggio del 2000, di quest'anno, con una mia risoluzione caldeggiata dal territorio, dai sindaci, dal Comitato di Difesa dell'Ospedale di Guardia Grele, per avere diciamo anche a Guardia Grele il riconoscimento di ospedale di area svantaggiata. Una mia risoluzione su cui il governo regionale, l'assessore Parucci, è voluto entrare nel merito chiedendo alcune modifiche, ma per arrivare ad una approvazione unanime. Così è stato fatto, quindi c'è stato l'intervento da parte dell'assessore, del presidente D'Alfonso, e quindi quella delibera è stata approvata all'unanimità. Abbiamo avuto nel mese di giugno, a fine giugno, una commissione di vigilanza alla presenza dell'assessore Parucci, dei vertici regionali delle ALS, del direttore Mascitelli, del direttore Muraglia, che hanno confermato di andare avanti, ma di voler aspettare il tavolo di monitoraggio che si è tenuto il 26 luglio. Non si capisce per quale motivo improvvisamente l'assessore fa retromarcia, calpestando gli interessi di territori, il dovere istituzionale di portare avanti una risoluzione votata, ripeto, all'unanimità, quindi anche da lui, fa retromarcia dicendo che l'ospedale di Guardia Grele è stato chiuso nel 2010, che è una baggianata enorme che conoscono tutti i guardiesi e tutti i cittadini, perché purtroppo il processo di riconversione dei piccoli ospedali è cominciato con il governo del Turco nel 2007, come tutti sanno, ma oggi chiaramente i bilanci, il tempo è cambiato, ci sono le possibilità di intervenire con relazioni serie per cambiare, quindi non riteniamo accettabile una soluzione di questo genere. Per mercoledì 8 ho convocato l'assessore, i vertici regionali in commissione vigilanza, dove ci sarà anche il sindaco di Guardia Grele, i vertici delle ALS, per determinare come proseguire su questa risoluzione e far andare avanti la regione rispetto ad una, ripeto, risoluzione già assunta.